nell'ordine adesso la parola a Antonello Zanza. Un minuto a Antonello Zanza per il suo intervento, perché sappiamo essere sintetico. Ne prendo anche di meno, non riesco a essere sintetico, ma dopo Cino mi tocca essere sintetico. Io ho fatto un viaggio di 163 chilometri e sono arrivato, lo voglio dire un po' a tutti, da una terra che rappresenta l'orgoglio della nostra zona. Arrivo da Bonorba, sono figlio della terra di Paolo Mossa, perché qualcuno non ricordi solo Grazia d'Eredda. Sono figlio della cultura contadina, figlio di un aereo che portava in giro questa nostra cultura, quella che si chiamava Università della Strada. Qui abbiamo in platea, veramente sono commosso che ci sia il figlio di Peppe Sozzu, che è stato il più grande aereo veramente della cultura pastorale e della di grande dignità del lavoro nei nostri territori. Sarò proprio brevissimo, Mauro, non è mia abitudine esserlo, tu lo sai, dico sempre non sarò breve. Faccio solo una breve riflessione. In quel viaggio due spunti mi hanno dato mio figlio, mia moglie e chi era con me, Angelino Socio. Mi ha dato un suggerimento, che è un suggerimento che do a te, che sei un amico fraterno e sei quello che per me è sempre rappresentato non solo una guida, ma un maestro anche di vita e di politica. Siamo abituati a fare riunioni per programmare le prossime riunioni. E allora io dico, uso uno slogan che voglio che sia proprio di tutti. Oggi ho immaginato una musica che sostituisca un'altra musica. È finita la liturgia delle camarille dei palazzi e inizia la sinfonia di un popolo che è in marcia. Grazie Antonello.